Solo che, allora, per iniziare vorrei informarvi che il 4 e il 5 maggio sarò a Chivasso, all'Hype, questo locale che viene inaugurato ed è a tema cinematografico, quindi giovedì e venerdì di questa settimana, e non sarò da solo, ci saranno come anche Dark Andros, l'amore della mia vita, e i Perrots. Per quanto riguarda quello che faremo durante queste serate, vi lascio il link all'evento su Facebook, così potete recuperare tutte quante le informazioni del caso, e non so se mentre parlo sarà già uscito, comunque sia arriverà, nel caso non ci fosse ancora, un video in cui spiegherò bene quali saranno le attività di queste due serate. Comunque sia, l'Hype avrà circa 4 giorni di inaugurazione, ma solo in 2 di queste serate ci sarò io insieme a Dark Andros. Comunque, nel caso in cui il video in questione fosse già uscito, lo linkerò in descrizione qui sotto. Quindi, se volete, ci vediamo all'Hype il 4 e il 5 maggio, così vi spacco di abbraccioni. Ora vado a giocare, iniziamo subito con la recensione di oggi. Sigla. Allora, come penso molti di voi sapranno, purtroppo qualche giorno fa è venuto a mancare, dopo una lunga malattia, il grande regista Jonathan Demme, il cui cognome ho sentito pronunciare in Demme negli ultimi giorni. Non sapendo quale sia la pronuncia corretta, lo pronuncerò Demme come ho sempre fatto e taglio la testa al toro. Magari sbaglio, ma tant'è. Lui ha diretto moltissimi film nel corso della sua lunga carriera, però viene ricordato per 3 pellicole in particolar modo. Una è quella che ho scelto di recensire oggi, l'altra è Philadelphia, che all'epoca valse il primo Oscar della carriera di Tom Hanks, che poi lo vinse l'anno successivo, se non erro, per Forrest Gump, entrambi premi meritatissimi, sempre nella categoria miglior attore protagonista, stabilendo un record per quanto riguarda gli Academy Awards. E poi The Manchurian Candidate, remake che a me piacque moltissimo quando lo vidi qualche anno fa. E lo so, potrei essere additato come banale per aver scelto di parlare oggi, per ricordare Jonathan Demme, il suo film più famoso in assoluto, che non solo è una grande pellicola da lui diretta, ma un film cult, grande capolavoro, che è uno dei miei film preferiti in assoluto. Mi riferisco a Brigata del 1991, per la regia di Jonathan Demme, per l'appunto, ed è Il silenzio degli innocenti. E qualcuno potrebbe dire, va bene Vic, capisco che sia un grande film, ma perché non parlare invece di Philadelphia, che è sì famoso ma meno Il silenzio degli innocenti, che merita tantissimo peraltro. Lì c'è la prima apparizione hollywoodiana, comunque una delle primissime apparizioni hollywoodiane, di Antonio Banderas. Sì, avrei potuto parlare di Philadelphia, ma Il silenzio innocenti è un film che non avevo ancora recensito qui sul canale, vai a sapere come mai, uno dei tanti misteri che aleggiano intorno a questo canale YouTube, e quindi volevo aggiungerlo alla serie di recensioni che ho caricato nel corso di 8 anni di attività qui su YouTube, di quasi 8 anni, non sono ancora 8 anni pieni, ma ci dirigiamo verso gli 8 anni per l'appunto. Come sempre, quando parlo di film di questo tipo, farò spoiler, quindi se non avete ancora visto Il silenzio innocenti, evitate così quello di visione di questo video, perché vi rovinerei una bella sorpresa. E comunque interrompete qualunque cosa stiate facendo e andate immediatamente a recuperarvi il film, perché vi siete persi una pellicola stratosferica. Quindi siete avvisati, adesso inizierò a fare spoiler. Dunque, contrariamente a quanto molti pensano, questa non è la prima apparizione cinematografica del personaggio di Hannibal Lecter, perché nel 1986 uscì Manhunter, Fermento in omicidio, diretto da Michael Mann, quindi 5 anni prima rispetto ai Senso innocenti, e tra i protagonisti c'era Brian Cox, che interpretava proprio Hannibal Lecter, ma il protagonista assoluto è il personaggio di Will Graham. E quel film non è nient'altro che la prima trasposizione del romanzo Il delitto della terza luna di Thomas Harris, scrittore che ha creato il personaggio di Hannibal Lecter, e che in inglese si intitolava, il libro intendo, Red Dragon. Esattamente, è quello stesso Red Dragon che sarebbe uscito 16 anni dopo, nel 2002, diretto da Brett Ratner, remake proprio di Manhunter, Fermento in omicidio, oppure, se preferite, nuovo adattamento dal romanzo omonimo in lingua originale di Thomas Harris. A me Red Dragon, con Edward Norton e Anthony Hopkins, piacque tantissimo. Da un punto di vista emotivo, mi regalò quasi le stesse emozioni di Il silenzio degli innocenti, nonostante fosse diretto in maniera infinitamente più mediocre, perché Brett Ratner non è un regista che non sia valido, per l'amor del cielo, però è più un mestierante che un autore, mentre invece Demme
aveva messo in gioco una regia pulitissima che ancora oggi tiene botta. Io ho rivisto il film, come faccio sempre quando devo parlare di film di questo tipo, poche ore fa, e la regia ce l'ho ancora in testa, perché ci sono momenti macchina meravigliosi con dei piani sequenza che davvero riescono a rendere giustizia ai personaggi e portano in scena un'azione che a mio parere è veramente calzante. Comunque sia, Brian Cox non è certamente un attore mediocre, però Anthony Hopkins è riuscito a far entrare l'immaginario collettivo molto di più Hannibal Lecter, e ha anche messo del suo, ad esempio il famoso verso che fa quando parla del tizio che per un censimento è andato a disturbarlo e lui aveva mangiato quel... Non era previsto al copione, era una trovata di Anthony Hopkins che fu molto apprezzata da Jonathan Demme, così come anche il momento in cui inquadra per la prima volta Clarice Sterling, che era interpretata da Jodie Foster, come una campagnola, e quella particolare linea di dialogo non era prevista dalla sceneggiatura. È una cosa che si è inventato Hopkins, e la reazione della Foster è veritiera, perché effettivamente Hopkins l'aveva punta sul vivo, quindi lui lì si sta riferendo più a lei che al personaggio di Clarice, e gira questa voce che dopo quella scena la Foster sarebbe andata da Hopkins per ringraziarlo, perché aveva avuto la giusta intuizione e la sua reazione davanti alla macchina presa era stata talmente inaspettata da risultare credibilissima. Infatti quella è una delle scene che mi piace più, quella e poi la scena che fondamentalmente dà il titolo tanto al romanzo in originale quanto al romanzo del film in italiano: Il silenzio degli innocenti, in inglese The Silence of the Lamb, Il silenzio degli agnelli, perché c'è questo momento in cui Lecter chiede a Clarice effettivamente che cosa sia successo dopo la morte del padre, e dice: sono andata a vivere nel ranch della cugina di mia madre, che era morta quando lei era piccolissima, e una notte mi sono svegliata sentendo un rumore strano come delle grida, sono andata nella stalla e fondamentalmente stavano macellando gli agnelli che gridavano come se fossero dei neonati, e lei cerca di scappare con questo agnello in braccio che però è troppo pesante, la rallenta, la ciuffano e come se non bastasse, l'agnello che lei aveva cercato di salvare viene ucciso. Quindi questo è il dialogo fulcro del film, perché fa capire qual è il disagio che prova Clarice. Lei ancora non ha superato realmente la morte del padre, avvenuta presumibilmente una quindicina d'anni prima, non ha mai superato il trauma di quella notte in cui gli agnelli innocenti continuavano ad urlare e a vagire come se fossero dei bambini appena nati, e una delle scene che preferisco del film è quella in cui arriva Chilton proprio in quel momento e Clarice viene portata via, e c'è Lecter che dice: Clarice, me lo dirai vero quando gli agnelli smetteranno di urlare? Me lo dirai vero, Clarice? In quel momento io avevo i brividi. Hopkins ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per questo film, anche lui stabilendo fondamentalmente un record, perché la genialata di Demme nella messa in scena è stata quella di farci credere che Hannibal Lecter compaia per la maggior parte del film. Se andiamo a cronometrare il minutaggio delle scene in cui compare effettivamente Hopkins in scena, arriviamo a 16 minuti scarsi. È un po' il discorso che si può fare con Marlon Brando per Il Padrino oppure per Apocalypse Now. Sono le interpretazioni che ti ricordano di più di quei film, ma se vai a vedere quanto compare effettivamente l'attore, tanto in uno quanto nell'altro, ti accorgi che forse non arriviamo neanche ai 20 minuti. Nel caso di Apocalypse Now molto meno. Eppure l'interpretazione è talmente magistrale che è la cosa che ti ricorda di più. In questo caso non è solo l'interpretazione a essere magistrale, e lo è comunque, ma è stato bravo anche Demme a diluire la figura di Lecter nel corso della storia e a renderlo una presenza maestosa, granitica. Io sono sempre stato affascinato a Lecter perché è malvagio, è un cattivo puro, però è uno di quei cattivi che hanno una loro poetica, hanno una loro lucidità inquietante e quindi ti risultano affascinanti. Perché poi alla fin fine il vero villain, la vera minaccia del film, più che Lecter,
è Buffalo Bill, peraltro questo assassino molto grezzo, con delle discrete turbe mentali, è convinto di essere un transessuale, vuole cambiare sesso, ma in realtà questo pensiero ce l'ha in seguito a delle violenze subite quando era bambino che lo hanno traumatizzato, e rapisce questa ragazza corpulente per realizzare un vestito da donna con pelle umana. Già questa cosa è malatissima. E il personaggio è fantastico, una delle scene calde del film è lui che balla praticamente nascondendo il pene tra le cosce e dice la frase: mi scoperesti? Io mi scoperei a ripetizione. Cioè quella scena è, lì ti fa vedere tutta la follia del personaggio, un personaggio estremamente instabile che alterna momenti di totale perdita di controllo ad altri in cui cerca di rimanere gentile, come quando dà la lozione alla figlia della senatrice, ultima delle sue vittime rapite, che ha intenzione di uccidere esattamente come le ragazze precedenti, dice: prego mettere la lozione, perché anche la zeppola, mettere la lozione dentro al secchio, e lei dice: no, non la metto, metti questa cazzo di lozione, che glielo ripete due o tre volte in maniera effettivamente tranquilla, ma poi sbrocca all'improvviso perché è uno squilibrato. E c'è questo dettaglio inquietante, che poi è uno dei simboli del film a livello visivo, dell'lepidottero testa di morto, questa falena con un disegno sul corpo che ricorda un teschio fondamentalmente, e che lui inserisce in gola alle sue vittime, perché la falena, il lepidottero, la farfalla comunque è il segno del cambiamento, del mutamento, della sua trasformazione, ed è una costante degli assassini che troviamo nei due romanzi più celebri di Thomas Harris, Il silenzio degli innocenti e per l'appunto Red Dragon, o se preferite Il delitto della terza luna, il titolo italiano, che è il prequel, Senza Innocenti, fondamentalmente è quando racconta di quando Will Graham viene quasi ucciso da Hannibal Lecter e lo cattura, e di come però abbia bisogno di lui per cercare di catturare il cosiddetto lupo mannaro, questo killer, Francis Dollar Hyde, che uccide le persone durante i plenilunni, uccide queste famiglie. E anche lì c'è la questione della trasformazione, la questione del dipinto di William Blake, il drago rosso, la donna vestita di sole, insomma anche lì il killer crede di dover subire una qualche trasformazione che andrà a trasfigurarlo, andrà a renderlo qualcosa di superumano in un certo senso, quindi anche quello è interessante. Poi è più o meno la stessa storia che viene raccontata nella serie Hannibal, addirittura in Hannibal, dove Hannibal Lecter è interpretato da Mads Mikkelsen in maniera magistrale anche lì, seppure in maniera diversa rispetto ad Anthony Hopkins, è ancora prima di Red Dragon, diciamo che racconta ancora la fase precedente, quando proprio Hannibal inizia a collaborare in maniera massiccia con Will Graham. Sta di fatto che la questione della falena venne utilizzata in maniera geniale per quanto riguarda la locandina del film, dove il disegno a forma di teschio della farfalla è composto dalle vittime di Buffalo Bill sdraiate e bianche, quindi anche quello è molto inquietante. Io l'ho trovato questo film un thriller ben costruito, perché vuoi sapere effettivamente come andrà a finire, ma quello che ti interessa è il rapporto tra Clarice e Hannibal, perché Clarice è una giovane recluta dell'FBI, non è una cattiva ragazza, ha i suoi problemi come li hanno tutti del resto nel corso della vita, ma è molto nervosa, cerca di seguire il protocollo, magari a volte sbagliando, e c'è questo rapporto molto particolare tra lei e il personaggio Jack Crawford, questo capo di questa sezione dell'FBI, che per stesso suggerimento di Hannibal Lecter potrebbe provare un'attrazione sessuale per Clarice Sterling. Nel romanzo viene fatta menzione di questa moglie di Jack Crawford, immobilizzata a letto per colpa di una malattia neurologica, e nel film non ne viene fatta menzione, quindi effettivamente ci sembra che Jack Crawford abbia un certo tipo di attrazione per Clarice, che però non rivela esplicitamente perché la rispetta e sa di essere molto più vecchio rispetto a lei. Io credo però che da parte di lei non ci sia alcun tipo di reale attrazione per quest'uomo, ma solo un profondo rispetto, perché è evidente quanto le ricordi il padre. Lei forse ha un po' un complesso di Elettra nei confronti di Crawford, perché lei aveva come figura di riferimento il padre, poliziotto, quindi anche lui uomo di potere in un certo senso, che è stato ucciso da dei ladri durante una rapina, e quindi il rapporto tra loro due è un rapporto molto delicato, perché può essere palpabile una certa tensione a livello sessuale, ma è sempre comunque
in sordina, c'è sempre un grande rispetto. Forse lui realmente la vede più come una figlia che è come una donna da cui essere attratto. Sta di fatto che è bello vedere che lui le dà fiducia, che lei comunque a un certo punto inizia a creare un rapporto con Hannibal Lecter proprio per stesso suggerimento di Crawford. E il rapporto tra Clarice e Hannibal è quasi maniacale, nel senso che lui è immediatamente affascinato a lei perché sì, è la campagnola, è una ragazza insicura, si capisce che ha tanti problemi, ma vede in lei una determinazione che non aveva visto in altre persone. Forse addirittura la identifica in un primo momento con quegli stessi agnelli che lei aveva sentito macellare, perché lei è pure innocente. Quando lui pone la condizione per il loro dialogo dicendo è un quid pro quo, io dico una cosa a te, tu dici una cosa a me, ma non su questo caso, una cosa che riguarda te stessa. E allora lei accetta e lei potrebbe tranquillamente mentire. Lui dice non mentire perché io me ne accorgerò. Forse il fatto che lui sembra aver sviluppato un olfatto incredibile, perché annusando l'aria le dice esattamente quale profumo le usi, quale bagnoschiuma usi, lei non conferma e non smentisce, ma dal suo sguardo capiamo perfettamente che lui ci ha preso. E poi dice la sua ferita si è asciugata, quando lei si ferisce, quando va nel garage e trova il cadavere, la testa fondamentalmente di Raspel, una paziente di Lecter che era collegato a Buffalo Bill, perché Lecter Buffalo Bill l'aveva già incontrato in una seduta psichiatrica, ma diciamo che l'ha capito da alcuni indizi che c'erano sui giornali, quindi voleva sfruttare la cosa a suo vantaggio. Lei si ferisce con la saracinesca e dice la sua ferita si è asciugata, quindi capisce che l'hanno usata. Quindi il fatto che lui dica non mentire perché tanto me ne accorgerò è anche credibile, perché sembra aver sviluppato delle capacità non magari sovrannaturali, ma delle capacità umane molto insite nell'uomo, ma molto più affinate rispetto alle persone normali. Quindi lei è totalmente sincera, cosa che rimarca anche lui a un certo punto, dice sei totalmente sincera Clarice, cioè è questo il bello del loro rapporto. Lei si apre totalmente a lui perché ha bisogno di questo caso, forse per far sì che gli agnelli smettano di urlare nella sua testa, ma anche per riscattarsi, perché è ambiziosa, perché è solo una recluta e vuole diventare un vero e proprio agente dell'FBI. Ma a un certo punto non è più solo questo che la spinge, ma il fatto che vuole realmente trovare Buffalo Bill, perché vuole salvare questa ragazza, a prescindere che sia la figlia della senatrice oppure no. Quindi la scena in cui iniziano a parlare è bellissima, perché Hannibal inizia a dare dei vari indizi, ma è anche lui che riesce a far sviluppare le capacità di Clarice, perché lui poi fuggirà e non dirà esplicitamente il nome di Buffalo Bill, il vero nome, a Clarice, ma dirà tutto quello che c'è da sapere è in quei rapporti della polizia, e la stimola, le stimola un ragionamento. Lui sa che lei può trovare, a differenza di altri suoi colleghi, quello che serve nei file, ma deve darle uno stimolo. Mancano poche ore, la ragazza sta per morire, lei sa che nei rapporti che hanno già c'è la soluzione, e infatti nota da quello che ha detto Hannibal Lecter, perché gli aveva detto lui è uno che desidera, ragiona, cioè lui desidera. Allora lei dice ma cos'è che noi desideriamo? Desideriamo quello che vediamo ogni giorno, e in base ai ritrovamenti dei corpi capisce dove deve andare a cercare. Infatti poi quasi per caso arriverà nella casa dove c'è Buffalo Bill, anche se lei quasi istantaneamente capisce che l'uomo che ha di fronte, questo uomo bizzarro con evidenti problemi, è proprio l'uomo che sta cercando. Peraltro quella scena mostra uno dei trucchi di montaggio più belli che si sia mai visto in un film, e che infatti poi è stato ripreso in pellicole successive, anche quelle più mediocri e bruttarelle, perché funziona tantissimo. È un trucco di una semplicità quasi imbarazzante, ma che in quel preciso istante funziona in una maniera che neanche io so spiegarmi quasi. Mi sto riferendo al momento in cui Crawford con gli altri agenti del FBI fa irruzione nella casa dove dovrebbe abitare effettivamente Buffalo Bill, e nel frattempo vediamo lo stesso Buffalo Bill che vede la ragazza che ha rapito, che è riuscita a catturare il suo cane, e sta quasi impazzendo perché mostra più compassione per il cane che per la vita umana. E nel mentre gli agenti suonano e vediamo il campanello che è installato nel sotterraneo che suona due volte, perché la gente suona ben due volte, lui sale sopra. Quando apre la porta però non troviamo gli agenti FBI, ma Clarice. Lei ha trovato Buffalo Bill perché la sua intuizione era giusta e quella di Crawford no, solo che il montaggio ci fa pensare che l'irruzione degli agenti nella casa
sia nella casa giusta. In realtà è in un'altra casa a 400 miglia da lì. Le magie del montaggio, per l'amor del cielo, adesso un trucco che sgameremo subito. All'epoca, e stiamo parlando ormai di 26 anni fa, non era qualcosa di sfruttato in maniera così massiccia. Per cui, se in questo film ravvisate alcuni cliché, non è perché ne sia schiavo, ma perché alcuni di questi cliché li ha creati. Perché, ricordiamoci, è un film dalla messa in scena spesso molto geniale. Poi, prima ho parlato dei piani sequenza che Demme ha inserito, soprattutto all'inizio, con Clarice che corre, Clarice che va nell'ufficio di Crawford, e quelle sono proprio sono proprio dei momenti a livello registico meravigliosi, ma come anche i dialoghi tra Clarice e Hannibal sono gestiti con dei controcampi che a mio parere sono perfetti, nel senso che cambia il tipo di inquadratura, ok, tra un botto e risposta e l'altro, perché comunque magari si va subito in primissimo piano sul volto di Hannibal, sullo sguardo di Clarice, e noi questi dialoghi li viviamo in maniera viscerale, profonda, per non parlare di questa fotografia a tratti freddissima che ci trasmette il senso di inquietudine della stessa Clarice, e man mano che i dialoghi con Hannibal però cominciano a progredire nel corso del film, la fotografia si fa sempre più calda, esattamente come il loro rapporto. Inizialmente lei è diffidente, poi dopo un po' inizia quasi a fidarsi di quest'uomo di cui non ci sarebbe di che fidarsi, eppure lei lo fa perché sa che ha bisogno di lui per risolvere questo caso. Ormai non è più, come ho detto prima, solo una questione di ambizione, ma lei vuole farcela con le proprie forze, perché Hannibal Lecter le sta facendo capire che lei vale. Ed è probabilmente la persona che più di tutte ha creduto in lei, forse anche più di Crawford, perché Crawford le dà i contentini, la tratta con un certo riguardo. Hannibal Lecter non la tratta con riguardo solo perché è una ragazza, solo perché è una donna, assolutamente no. Lei la tratta come se fosse una paziente, perché lui è uno psichiatra, e capiamo quanto Clarice lo affascini nel momento in cui Mix, uno dei detenuti, quello che la colpisce con uno schizzo di sperma dopo la prima visita all'ospedale psichiatrico, al carcere, quello di Chilton, comunque lo induce a uccidersi strappandosi la lingua a morsi, cioè tranciandosi netto la stessa lingua e morendo dissanguato. Lo ha fatto perché ha insultato Claire Sterling. Capite quindi che insomma è un personaggio abbastanza particolare. Credo che una delle scene più belle con Hannibal sia quella della sua evasione, no? Perché anche quella è fantastica. Lui che grazie al cannello della penna che ha lasciato Chilton, perché Chilton è questo direttore dell'ospedale psichiatrico che è un vero e proprio idiota, il classico spaccone viscido senza altre parte che cerca di prendersi tutti i meriti, e lui stesso che aveva raccomandato a Clarice di non lasciare in giro oggetti, penne soprattutto, perché una volta si era liberato facendo del male a questa infermiera, strappandole addirittura la lingua, il polso non gli era mai andato oltre gli 85 battiti al minuto. Questo andava a significare che uccide Hannibal con una certa freddezza, comunque fa del male con una certa freddezza, cannibale, lo sappiamo. Chilton lascia la penna e Hannibal si libera uccidendo i poliziotti che sono di guardia nella gabbia a Memphis dopo il trasferimento, e la sua fuga è qualcosa di geniale, perché innanzitutto lì il montaggio e la regia sono di un incalzante che fa paura, perché non sai come andrà a finire, ma soprattutto mi piace molto l'alternanza di montaggio tra la scena in cui aprono la botola dell'ascensore, cade il corpo di Hannibal Lecter senza vita, insanguinato, e tu non capisci come mai, e subito poi si passa all'ambulanza dove c'è il poliziotto ferito al volto che si toglie l'asciugamano, si toglie la mascherina, si toglie la faccia, scopriamo che Hannibal, che aveva preso la faccia della vittima, e si era finto la vittima stessa in stato di shock, confusionale, morente, per poter fuggire. Ed è bellissima la scena finale con Clarice che ha ucciso Buffalo Bill, ha risolto il caso, è diventata un agente dell'FBI a tutti gli effetti, riceve una telefonata e vediamo Hannibal Lecter con tanto di parrucchino per non farsi riconoscere, che dice: allora Clarice, hanno smesso di urlare quegli agnelli? E lei è stupita, fa: dov'è dottor Lecter? Mi dica dov'è. Fa: no, non preoccuparti, non mi cercare, non potrai rintracciare queste telefonate perché tanto non parlerò a lungo. Fa: ma dov'è? Diciamo che sono in un posto dove sto per avere per cena un vecchio amico. Vediamo Chilton che è sul posto per catturare Lecter e verrà probabilmente ucciso da lui stesso. Quindi
la scena della fuga, la scena finale, sono tra quelle che preferisco, insieme appunto a quella degli agnelli, che è l'emblema, diciamo, del film. Ed è questo I Silenzi degli Innocenti, una pellicola fenomenale, perché è un thriller non convenzionale, anche perché c'è un elemento che è sempre tipico dei romanzi di Harris, ovvero è un thriller questo, che però non è di quelli canonici in cui devi scoprire chi è l'assassino, che guarda caso è uno dei protagonisti, che ti fa fare... No, i colpi di scena sono altri. Un colpo di scena è quello della fuga di Hannibal, ad esempio, oppure io trovo anche un colpo di scena, tra virgolette, la rivelazione di Claire sugli agnelli, perché lì in un certo senso vai a capire il perché il film si chiama in questo modo, per che tipo di significato ha questo ricordo per lei. Quindi non è proprio un colpo di scena, ma è una cosa che emotivamente è abbastanza straziante. E poi, capito, l'assassino fondamentalmente è una... noi lo vediamo già, non c'è bisogno di scoprirlo, ce lo mostrano nei primi 20 minuti del film, perché non è un personaggio che è qualcos'altro, è fin da subito l'assassino. Ma ad esempio il colpo di scena è quello di cui parlavo prima, del fatto che lei va da lui e sembra che sta arrivando l'FBI, in realtà l'FBI è a miglia di distanza, per cui anche quella scena è fantastica, anche perché lui nella casa non fa nulla per nascondere le sue tracce. Lei capisce immediatamente che si tratta di lui, prima perché vedi i rocchetti con il filo e quindi capisce che è un appassionato di cucito e quindi sta cucendo qualcosa, ma soprattutto su uno di questi rocchettoni di filo si posa un lepidottero a testa di morto. Non appena nota questi elementi combinati, capisce subito che quello è il suo uomo. Peraltro è molto bella anche la scena in cui lei è nella stanza al buio. Noi la vediamo, ma lei non vede nulla, perché noi la vediamo dal punto di vista degli occhiali infrarossi di Buffalo Bill, il quale non lo uccide subito perché è affascinato da Clarice Sterling. Infatti la vuole spaventare un po', la fa quasi per accarezzarla. Quando la sta per uccidere, fa scattare per l'appunto il meccanismo della pistola, lei lo sente con protezza, si gira. Ecco, questo forse è uno dei grandi difetti del film, questo cazzo di rallenti molto anni 90, con lei che si gira e spara a Buffalo. Però vabbè, è una cosa che possiamo perdonare, è un film molto figlio dell'epoca in cui uscì, quindi è uno di quei film che non sono invecchiati nello spirito, sono invecchiati magari esteticamente perché si vede che le prese sono datate, ma è un film che ancora oggi caga in testa la maggior parte dei thriller che si vede in giro, esattamente come lo fa Seven, ad esempio. È uno dei thriller più mozzafiato che si siano mai visti negli ultimi 25-30 anni, ma soprattutto è un thriller psicologico non indifferente, perché comunque noi entriamo nella psiche e nella testa di tutti quanti i personaggi, Clarice soprattutto. E Clarice non è un personaggio che ci sta istantaneamente simpatico, anzi la vediamo un po' sbruffona, molto a rivista, però pian piano impariamo a conoscere l'essenza, capiamo che la morte del padre è un dolore ancora vivo in lei, forse addirittura lei vuole diventare agente dell'FBI per emulare il padre che era poliziotto, per dimostrare al padre che non l'ha dimenticato, che ha seguito le sue orme, addirittura le ha superate perché è diventato un agente, vuole diventare, sta diventando un agente federale. In questo senso è molto interessante. Poi non parliamo a livello sensoriale delle musiche di Howard Shore. Howard Shore ha creato una colonna sonora pazzesca che irrompe con delle note decise fin dai primi minuti del film, fin dai primi secondi. La scena dell'allenamento di Clarice, che viene convocata poi nell'ufficio Crawford, sudata con la felpa del campus, fondamentalmente è memorabile, è con questa fotografia anche qui fredda, sembra di sentire questo freddo autunnale, pungente, in questa Virginia sconvolta dalla violenza di quest'uomo che uccide le sue vittime in una maniera terrificante. Anche il momento in cui vediamo l'autopsia è un momento abbastanza crudo, perché poi trovano l'epidottero testa di morto, anche questa cosa del fatto che ficcava in gola i bozzoli, rende il tutto effettivamente molto inquietante. Quindi abbiamo due personaggi mostruosi, Hannibal Lecter da una parte, villain affascinantissimo per quanto efferato, e Buffalo Bill che invece è un villain bestiale, cattivo, disgustoso, proprio anche hanno cercato di rendere più disgustoso possibile, sporco, con i capelli unti, con queste movenze viscose, insomma
Fin da subito lo capisci che è un personaggio quasi repulsivo. Hanno voluto renderlo in questo modo. Contrariamente a quanto invece hanno fatto in Red Dragon con Francis Dolarhyde, che a vederlo anzi è quasi affascinante, con questi occhioni sperduti, il taglio al labbro, insomma. Lì Ralph Fiennes aveva dato prova di un'ottima interpretazione. Poi ripeto, quel film è infinitamente meno bello rispetto ai Silenzio degli Innocenti da un punto di vista della messa in scena e regia, però la storia era effettivamente affascinante. Devo dire che non era poi così meno affascinante rispetto ai Silenzio degli Innocenti come storia. Poi certo, non essendoci Demme dietro una macchina da presa, il film andava a perdere di mordente perché non c'era un qualcuno che potesse dargli quella spinta in più. Però anche così devo dire che poi c'è un Philip Seymour Hoffman nei panni di Freddy Lowndes che ancora mi ricordo, e la pessima fine che faceva povero Cristo. Sta di fatto che quel film mi rimane nel cuore. Non ho mai capito perché Freddy Lowndes nella serie Hannibal sia diventata una donna, però vabbè, peccato che quella serie l'abbiano interrotta a terza stagione con quel finale che non concludeva nulla. Io odio quando fanno così, cioè veramente, secondo me, se vedi che gli ascolti stanno calando, preparati una exit strategy, gira la puntata dell'attentato in cui muoiono tutti nella clinica, ma fai qualcosa. Capirete a cosa mi riferisco se avete visto Boris, se avete visto, mi dispiace, non do la spiegazione ulteriore perché siete degli infedeli che non si pentono, non vanno a guardarlo subito, lo trovate su Netflix, parentesi chiusa. Quindi, Il Silenzio Innocenti è un film che io personalmente trovo meraviglioso per tanti motivi. Certo, anche lui ha i suoi difetti, forse è figlio di un meccanismo che andava un po' troppo veloce sul finale, tipico di molti film degli anni 90 che costruivano un certo tipo di narrazione per gran parte della durata e poi andavano a un finale un po' affrettato, anche se nel senso innocente il finale non è poi così affrettato in realtà. Più che altro è affrettata la conclusione del rapporto tra Clarice e Hannibal, quello sì. Ti sembra che manchi un qualcosa, avresti voluto vedere di più, ma non è che sia proprio un difetto, alla fin fine è esattamente questo il punto. Il fatto che nel giro di pochi incontri loro siano diventati così legati, così uniti e non si capisca bene perché. Il rapporto tra loro due continua nel film Hannibal di Ridley Scott, che per me è carta da culo. Scusate se lo dico, ma quel film è un insulto a tutti i personaggi, è di una stupidità mostruosa. Hannibal dovrebbe essere sviscerato, ma in realtà non lo è per niente. Non c'è più neanche Jodie Foster, abbiamo invece Julianne Moore. Il finale con lui che tiene il cranio del tizio col fazzoletto unito mentre mangia il cervello è qualcosa che, per carità del Signore, ma che cazzo è? Non mi ricordo bene come fosse il romanzo di Harris, ma mi ricordo che non era uno dei suoi migliori. In sostanza, molti dicono che Hannibal sia un film molto bello, io credo che invece non lo sia per niente. Poi, Red Dragon, ad esempio, a me Red Dragon è piaciuto di più. Poi certo, la regia di Ridley Scott è la regia di Ridley Scott, ma non basta quella a fare bello, a rendere bello il film. Io lo considero come uno dei film dimenticabili di Scott, nemmeno paragonabile a Silenzio Innocenti, anche se effettivamente è diverso, per l'amor del cielo, lì Hannibal è il protagonista assoluto, che non, cosa in cui non era nel Silenzio Innocenti, anche se sembra. E poi hanno realizzato anche Hannibal, l'origine del male, con Gaspard Ulliez che interpreta Hannibal da giovane, anche se quello non è che mi abbia fatto impazzire, da essere sincero, però è un Hannibal giovane, non è Anthony Hopkins, quindi è una cosa diversa. Sta di fatto che a me il film di Scott, a me mi pare fosse di Scott, non era piaciuto, ma neanche per il cazzo, quindi davvero zero, mi dispiace, non ce la faccio proprio a considerarlo. Adesso poi magari vado a guardare, non è di Scott, ma mi pare fosse di Scott. Nel caso in cui non fosse di Scott, vi chiedo scusa per la gaffa, però mi pare di ricordare che fosse suo. Però sta di fatto che comunque Silenzio Innocenti rimane un pilastro non solo del cinema di genere, quindi è un ottimo thriller, un ottimo giallo, un ottimo film poliziesco anche se vogliamo, ma è anche proprio un film che è entrato nell'immaginario collettivo, perché anche chi non ha mai visto il film, e ci sono molte persone che ancora non l'hanno fatto, perché l'altro giorno ho scritto sulla pagina che l'avrei recensito e tanti hanno detto ma sono l'unico che non l'ha mai visto, io volevo rispondere spero proprio di sì, ma così invece purtroppo non è. Tutti quindi, che anche quelli che non hanno mai visto il film, sanno chi sia Hannibal Lecter e conoscono quantomeno di Anthony Hopkins o la frase: una volta un tizio che stava facendo un censimento è venuto da me e io mi sono mangiato il suo fegato con un piatto di fave e un buon Chianti. Peraltro nel romanzo non parlava di Chianti, parlava di un altro vino, mi pare fosse tipo l'Amarone, una cosa del genere. L'hanno trasformato in Chianti, ma semplicemente perché
è un riferimento alla Toscana, Firenze, dove poi sarà ambientato per buona parte il secondo film, l'altro film Hannibal, perché lui comunque ha fissato con Firenze e quant'altro, quindi il Chianti era per quello. Ma quello che colpisce di Hannibal Lecter è la cultura esagerata, il fatto che lui abbia questa efferatezza che non si capisce da dove arrivi e che lui neanche nasconde, cioè alla fin fine lui gioca quasi sulla sua pericolosità, quindi da questo punto di vista l'ho sempre trovato un personaggio veramente affascinante. Penso sia uno di quelli che più sono entrati nell'immaginario collettivo nel corso degli anni. La scena di lui con la maglietta con il numero da detenuto sporco di sangue perché appena ucciso due poliziotti nella gabbia, che ascolta la musica classica accompagnandola con la mano come se stesse dirigendo un'orchestra immaginaria, è qualcosa di meraviglioso. Così come fa a trovare la scena del delitto ai poliziotti che vanno dopo che ha ammazzato gli agenti nella gabbia, con uno degli agenti appeso come se fosse un angelo alle sbarre, con questa sorta di nebbiolina all'interno della stanza, come una visione demoniaca, con Lecter stesso che si finge la vittima, finita gravemente per terra, che ha le convulsioni. Quindi quella scena, da un punto di vista puramente visivo ed estetico, è qualcosa di clamoroso, veramente. L'Idemme ha dato il meglio di sé, quindi sul serio io credo che stiamo parlando di un film fantastico. Ho sentito molte persone dire sì, vale solo per l'interpretazione di Hopkins, direi di no, dal momento che anche la Foster è stata fantastica. Poi questo film ha stabilito un record, perché è stato uno dei pochissimi film, sono forse l'unico, a vincere nelle 5 categorie principali in quegli anni, perché ha vinto miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale. Cioè ha vinto tutto quello che si poteva vincere in quelle categorie, ma perché effettivamente era stata una sorpresa. Non esistevano fino a quel momento film di quel genere realizzati così bene e che fornissero un approfondimento psicologico così tanto doloroso da digerire per lo spettatore come Silenzio degli Innocenti. Quindi veramente un fottuto capolavoro. Molti direbbero ma è un cult, non un capolavoro. No, secondo me è proprio un capolavoro, perché anche da un punto di vista musicale, dal punto di vista della regia, della fotografia, è veramente ben confezionato, non si può dire un cazzo. I personaggi sono tutti interessanti, anche quelli secondari, non ce n'è uno fuori posto, è quasi impeccabile. Il mio voto per questo film è un bel 9,5, anche contestualizzato al genere e quant'altro. Uno potrebbe dire stai esagerando? No, perché comunque anche non contestualizzato al genere il 9,5 se lo beccherebbe, secondo me, che è veramente, veramente, ma veramente fantastico. Ci stiamo parlando di un pilastro della cinematografia mondiale, non solo universale, oserei dire, nel caso in cui ci fossero registi alieni di cui non siamo a conoscenza. Quindi questo è quello che pensavo circa Il Silenzio degli Innocenti, un film che mi è veramente rimasto dentro, ha fatto le uova, infatti si iscriveranno lì, saranno cazzi. Quindi fate sapere voi nel commento qui sotto cosa ne pensate di quello che ho detto circa questo film, perché mi interessa veramente sapere la vostra opinione al riguardo. Fatemi sapere se lo trovate sopravvalutato, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se è uno dei vostri film preferiti, qual è la vostra scena preferita. Fate spoiler, tanto la recensione è già spoilerosa del suo, quindi non dovremmo rovinare la visione eventuale a nessuno, perché se qualcuno ha guardato il video, sapere che c'è una spoiler, quindi se l'è già spoilerato e via dicendo. Quindi io adesso vi abbraccio, grazie per aver seguito il video tanto bene. Vi ricordo l'appuntamento a chi va il 4 e il 5 maggio, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo Movie Blog.